faceva paura, no? Perciò io tipo... Bene, sarai pure un lupo. Sarai pure il bandito più terribile della provincia di Agir. Ma sei un taccagno con le mance. Davvero? Allora, come hai fatto a uscirne vivo? Insomma, non gliel'ho proprio detto. Ma l'ho pensato nella mia mente. Se avesse letto la mia mente, avrebbe detto cosa? È pronto? Spero vi piaccia. È davvero squisita. No, dovreste provare la zuppa dell'ingrediente segreto di mio padre. Lui conosce l'ingrediente segreto. Ma che vai dicendo? È sbalorditiva. Wow, sei un ottimo cuoco. Vorrei avere la bocca più grande. Tigre, la devi provare. Si dice che il guerriero dragone può sopravvivere per molti mesi con la sola rugiada di una singola foglia di ginkgo e l'energia dell'universo. Allora il mio corpo ancora non sa di essere il guerriero dragone. Mi ci vorrà altro che il succo di rugiada e universo. Che c'è? Oh, niente, maestro Shifu. Non sarai mai il guerriero dragone se non perdi 230 kg e non ti lavi i denti. Cos'è questo rumore che fate? Risata? Mai sentita nominare? Lavora sodo, panda. E magari un giorno avrai le orecchie come le mie. Questa è buona. Orecchie? Non vi è piaciuta? Mi sembrava carina. È Shifu. Certo che è Shifu. Chi dovrebbe essere? Maestro Shifu. Lo trovate spiritoso? Tai Lung è evaso di prigione e voi vi comportate da bambini. Cosa? Viene per la pergamena del drago e tu sei l'unico che lo può fermare. E io qui che dicevo che non avete il senso dell'umorismo. Io che fe? Fermo Tai Lung. Come, dite sul serio? E io devo? No? Maestro Ugui lo fermerà. Lo ha fatto in passato, lo rifarà. Ugui non può farlo. Non più ormai. La sola speranza è il guerriero dragone. Il panda. Sì, il panda. Maestro, vi prego, lasciate che lo fermiamo noi. Ci avete addestrati per questo. No, non è il vostro destino sconfiggere Tai Lung. È il suo. Dov'è finito? Non puoi andartene! Un vero guerriero non molla mai! State a vedere! Insomma, come dovrei battere Tai Lung? Non riesco neanche a battere voi per scendere! Tu lo batterai perché tu sei il guerriero dragone! Oh! Voi non ci credete affatto! Oh! Non ci avete mai creduto! È dal primo momento che sono qui che volete liberarvi di me! Sì! È vero! Ma adesso ti chiedo di fidarti del tuo maestro, come io sono arrivato a fidarmi del mio. Voi non siete il mio maestro e io non sono il guerriero dragone. Allora perché non hai mollato? Sapevi che cercavo di liberarmi di te, ma sei rimasto. Sì, sono rimasto. Sono rimasto perché ogni volta che mi tiravate un mattone in testa o dicevate che puzzavo, mi faceva male. Ma non poteva farmi più male di quanto me lo facesse ogni giorno della mia vita essere me. Sono rimasto perché ho pensato che se qualcuno poteva cambiarmi, poteva rendermi non me, quello eravate voi, il più grande maestro di Kung Fu di tutta la Cina. Ma io posso cambiarti, io posso trasformarti nel guerriero dragone e lo farò! Ma dai! Tai Lung sarà qui da un momento all'altro e anche se ci mettesse 100 anni ad arrivare, come fareste voi a trasformare questo nel guerriero dragone, eh? Come? 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 Non lo so! Non lo so. Come pensavo?